Linguaggio di genere. Presentate le linee guida. 8 marzo. 7 minuti per riflettere sui diritti delle lavoratrici. Corecom. Inaugurato il servizio di web conference da Cuneo. Nella seduta del 7 marzo il Consiglio regionale ha proseguito l'esame degli articoli e degli emendamenti al disegno di legge in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale. Il nuovo testo sopprime il termine di 3 mesi di morosità previsto per l'avvio della procedura di decadenza per permettere a comuni ed enti gestori di valutare le singole posizioni. Numerosi emendamenti sono stati presentati dal presidente del gruppo di Fratelli d'Italia. Approvati alcuni emendamenti del gruppo Movimento 5 Stelle che recepiscono le previsioni della legge nazionale in materia di unioni civili. L'esame del provvedimento proseguirà nella prossima seduta. In copertina! Il Consiglio regionale si è dotato di linee guida per l'eliminazione degli stereotipi e di tutte le discriminazioni linguistiche basate sul genere. Il lavoro, intitolato La parola cambia il pensiero, è stato presentato a Palazzo Lascaris in occasione dell'8 marzo. La prima parte contiene le linee guida generali indirizzate all'intero Consiglio regionale, mentre la seconda si sofferma sulla normativa, sull'ambito amministrativo e su quello della comunicazione, con particolare riguardo all'attività giornalistica. Il gruppo di lavoro ha inoltre proposto un adeguamento dello Statuto regionale per garantire un linguaggio non discriminatorio e rispettoso dell'identità di genere, senza compromettere la qualità della legislazione. In occasione dell'8 marzo il Consiglio presenta un lavoro che ha coinvolto tutte le direzioni dell'Assemblea. È stato fatto un lavoro che consiste in pratica nell'ottemperanza alle linee guida e alle direttive, agli obiettivi che sono stati dati ai direttori regionali sull'utilizzo del linguaggio di genere, perché nel linguaggio si nascondono delle discriminazioni, a volte non si nascondono, sono palesi e evidenti con la violenza del linguaggio, altre volte invece no, il linguaggio deve essere un linguaggio neutro, questo ci dice l'Accademia della Crusca, non bisogna utilizzare il maschile inclusivo e quindi è stato fatto tutto un lavoro elaborato per quanto riguarda gli atti legislativi, quindi tutti gli atti normativi, i regolamenti, la comunicazione giornalistica, il web, ed è stato presentato oggi il completamento, diciamo, di questo straordinario lavoro. E questo è un omaggio che per la festa della donna ci sembrava veramente il caso di offrire. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, la Consulta regionale delle elette in collaborazione con Agis ha proposto la proiezione del film 7 minuti di Michele Placido per le studentesse e gli studenti degli istituti di primo e secondo grado del Piemonte. Il film, interpretato da Cristiana Capotondi, Violante Placido, Ambra Angiolini, Ottavia Piccolo e Fiorella Mannoia, affronta i temi dei diritti delle lavoratrici e dell'incertezza sul loro futuro tra caos, logica e giustizia. 13 i cinema coinvolti in tutto il Piemonte. La Consulta delle Elette ha deciso di proiettare questo film a 7 minuti per come giorno di riflessione e occasione per riflettere sui diritti delle lavoratrici. Quindi sensibilizzare e informare le nuove generazioni sul mondo del lavoro e sulle problematiche che ancora oggi le donne si trovano ad affrontare, che subiscono ancora discriminazioni e la parità dei diritti è ancora lontana e quindi dobbiamo ancora fare un grande lavoro e il nostro impegno sarà orientato in tal senso. Il Corecom ha inaugurato, nella sede dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico della Regione a Cuneo, in Corso Kennedy, il nuovo servizio di web conference per la conciliazione gratuita sulle controversie tra privati e gestori telefonici. Gli utenti non sono più obbligati ad andare a Torino, ma possono collegarsi telematicamente con il conciliatore con risparmio di costi e di tempo. Il Corecom ha scelto di parlare con tutte le province, nel senso che ci siamo resi conto dai dati che gli abitanti delle province non torinesi hanno usufruito dei servizi del Corecom in percentuale inferiore rispetto alla provincia di Torino. Quindi ci siamo posti questo problema, abbiamo cercato di risolverlo come? Andando noi all'interno delle province a parlare con le testate delle province per raccontare quello di cui ci occupiamo. In prima istanza sicuramente rispetto al servizio di conciliazione e definizione. Si evince che un terzo della popolazione della provincia di Cuneo
utilizza percentualmente in meno rispetto agli abitanti della provincia di Torino. In secondo luogo, vogliamo far sentire fortemente a tutte le province, in questo caso la provincia di Cuneo, che noi siamo presenti sul territorio, sia per il monitoraggio delle emissioni del servizio radio televisivo e in secondo luogo anche della percezione, della ricezione del segnale televisivo, in particolare della RAI. Per fortuna, da una nostra ricerca abbiamo evinto che solo il 9% degli abitanti della provincia di Cuneo non ricevono il segnale RAI e fortunatamente è decisamente bassa la percentuale di abitanti che ricevono un segnale proveniente da una regione sbagliata.